sua unica speranza, la dottoressa Maral. Questo ti ha reso la sua priorità. Già, me l'hanno fatto capire. La Monarch ha chiuso ogni via di fuga con barricate e blocchi stradali. Dovevo arrivare sulla terraferma, ma non con l'auto. Serviva un nuovo piano. D'accordo, andiamo! Beth, mi serve un passaggio. Qui è un casino. Ok, dove ci troviamo? Ti faccio sapere non appena trovo un luogo elevato per osservare la situazione sul ponte. Potrebbe essere impraticabile. Sto giusto guardando il ponte. È occupato dalla Monarch. Non so, forse potresti passare senza farti vedere. Già, forse. Se preferisci, vengo a prenderti io. Fammi sapere. Qui sono allo scoperto, quindi datti una mossa. Preferirei essere in barca con voi. La Monarch non mi molla, non mi sto facendo molti amici qui. La dottoressa Maral? È piena di energie, a giudicare da come strilla. Tu tra quanto arrivi? Dipende, devo controllare. Nessuna traccia di Joyce e della Wilder. Faccio un altro controllo. Non posso restare qui a lungo, Jack. Devi darti una mossa. Già, a proposito. Brutte notizie? Il tema ricorrente di oggi. Sto guardando il ponte proprio ora. Se mi avvicino troppo, degli innocenti si troveranno sotto il fuoco incrociato. Ok. Hai qualche idea brillante? Faremo passare al più presto. Fammi pensare. Sotto al ponte c'è un attracco. Puoi arrivare lì con la barca. C'è un'insegna di carburante. Non puoi sbagliare. Bella grande, così la Monarch la vede bene. Non abbiamo altra scelta. Passo alle frequenze della Monarch. A tra poco. Sarò lì tra qualche minuto. Non farti attendere. Ok, come faccio a scendere? Una pertica da pompieri? Scusi, signore. Stiamo aiutando la polizia a rintracciare un pericoloso terrorista. Il cognome di Anoma. Ci ha fatto esplodere la biblioteca. Il terrorista Jack Joyce. Devo sbrigarmi. Grazie per la vostra pazienza. Se avete informazioni utili, vi prego di riferirle a uno dei nostri agenti di sorveglianza. Ho visto qualcuno girarsi laggiù. Ehi, credo che sia Jack Joyce. Stasi ha distrutto il mio piano di proseguire con Beth. Ma la barca era ferma. Già, ma ho sfruttato l'occasione per arrampicarmi sul ponte e attraversarlo senza farmi rilevare dalla Monarch. Oh, quasi. Devo salire sul ponte e arrivare di là prima che la Stasi si esaurisca.
La scena sul ponte era surreale. Non erano poliziotti, non avevano il diritto di comportarsi in quel modo. Ma i PR della Monarch avevano fatto il loro lavoro. Li avevano trasformati in eroi del popolo. Mentre tu eri il terrorista. Già. Quel Jason. Figata pazzesca. Amico mio, non è di me che dovresti avere paura. Bene, non c'è problema. Devo solo attraversare questo maledetto ponte e sono a posto. Butta malissimo. Se la stasi si fosse interrotta mentre oltrepassavo lo schianto, sarei morto. Il ponte della nave era la via più sicura per raggiungere la terraferma. Dovevo solo scoprire come scendere. Lo schianto era un caos immobile. Dovevo attraversarlo in qualche modo e sperare in un colpo di fortuna.
nuovo a scendere giù, diretto verso la nave. Oh, ehi, ehi, ehi! Ma la discesa era tutt'altro che agevole. La frattura era sempre più intensa. Le dimensioni si sovrapponevano, imbrigliate in violente spirali, fuori sincrono, scontrandosi l'una contro l'altra. La fine del tempo cominciava a manifestarsi. Tutto era in frantumi, nel caos, immobile. E nessuno ne sapeva nulla. Andiamo a non muoverti. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo! Cresceva. Tutto si muoveva nel caos, fuori dal tempo, intere dimensioni sovrapposte. E poteva solo peggiorare. Dovevo fermarlo.